Salve, buongiorno, bentrovati. Oggi ci troviamo in Romagna, ma oggi andremo a visitare la più antica repubblica esistente. Da qui si va nella Repubblica di San Marino. Si va. Eccoci entrati io e Mariuccio nella Repubblica di San Marino. Si dice che risale al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata, per sfuggire alla persecuzione cristiana da parte di Diocleziano, fuggì qui sul monte Titano, il più alto dei colli qua che compongono per l'appunto San Marino. Lui qui creò un'altra comunità cristiana. E una donna di Rimini molto ricca, una certa donna felicissima, gli regalò questo territorio. E noi andremo oggi a vedere questo posto meraviglioso. Si dice che San Marino, prima di morire, disse alla sua comunità la frase "vi lascio liberi da entrambi", e intendeva imperatore e papa. E il fondamento sulla quale San Marino è sempre stato è l'indipendenza e la libertà. E noi si va. Per quanto invece riguarda la scalata al Monte Titano, nonché arrivare al centro storico di San Marino, ci stanno moltissime strade che salgono, ma chiaramente è una scalata comunque impegnativa. La parte dove sto salendo io, che si prende da Lamare Chiese, località Villa Verrucchio, sono 10 km. Poi c'è la strada principale che io la sconsiglio vivamente, quella che da Rimini sale appunto fino a San Marino, perché è una strada a quattro corsie e che non è, insomma, ecco, ci stanno strade secondarie, anche più secondarie di quella che sto percorrendo io, molto molto più belle e sicuramente meno trafficate. E niente, a Rimini all'azienda di soggiorno e turismo danno, o perlomeno davano, delle mappette con tutti i percorsi della zona qui della Romagna, che come ben sapete è la patria del ciclismo e di grandi campioni, vedi Pantani. E da lì sono tutti segnati, si parte da appunto Rimini seguendo il numero che poi è indicato su queste mappe, che spiega perfettamente tutto quello che è il percorso. Si possono fare dei giri per tutte le gambe spettacolari, bellissimi. E noi intanto continuiamo a salire in un pezzettino che si respira. Si va. Mi è arrivato al congiungimento con la statale principale, che è questa. Questa è la strada, quella principale che sale da Rimini, quella più battuta, quella dove tutti passano e anche la meno bella. Si prosegue, si va. Allora, salendo il parcheggio numero 11, qui da questo punto si può lasciare la macchina e andare su con la funivia. Qui c'è la funivia che sale in centro all'altezza del piazzale dei Balestrieri. E lì poi si è in pieno centro, la comodità, insomma, volendo, senza avventurarsi, anche perché in piena stagione i parcheggi sono pieni, e noi si prosegue, si va. E una cosa da dire
qua di San Marino è che quanto riguarda il Giro d'Italia ci è passato, mi sembra, ben 12 volte. La maggior parte sono strade cronometro. Alcune, diciamo, edizioni da ricordare: il 51, quando vinse Astrua davanti a Coppi in una cronometro. Poi nel 69 vinse Merckx in una cronometro. E nel 79 vinse Saronni. Nell'87 vinse Visentin. Nel 97 vinse Tonkov. Tutte queste furono gare a cronometro, mentre quella del 98, quando vinse Noè davanti a Pantani, era una tappa normale. Poi nel 2019, quando vinse Roglic, e noi adesso con questa scusa ci siamo fermati a fare un pochino di pausa, perché adesso si inizia la scalata al Monte Titano. Ecco, quella è la funivia che dicevo prima, quella là è la funivia che scende e quella è la scalata. Si va! Altro punto di entrata per il centro, ma noi continuiamo a salire. Mamma mia, abbiamo finito la scalata al Monte Titano, mammo. E già qui si arriva, finisce la salita. Questo è l'ultimo parcheggio dove si può arrivare con la macchina. Questa è la prima torre, la torre Guaita, mi pare. Poi c'è la torre Cesta, mi pare, e la torre Montale. Tre torri che poi tutti conoscono perché è proprio il simbolo di San Marino. Ora noi proveremo a entrare nel centro. Non so se potrò entrare sopra la bicicletta. Mi sa che mi arrestano. Vabbè, qui stiamo in un altro stato. Repubblica Indipendenza e anche libertà. E io dico, si va! Amore, ciao, non ti arresta, mammo! Mario, ma certo che io dico, no? Cioè, qui una bellissima cagnolina che ti sta guardando, e te che sta per fai bisogno? Cioè, non mi sembra la cosa appropriata.
abbiamo potuto fare il giro del centro, ho chiesto ai gendarmi, che è la polizia locale, che se potevamo insomma passare con la bicicletta, ci hanno fatto entrare, abbiamo potuto fare tutto quello che ci serviva, tutti i video e tutto. Noi abbiamo finito il giro, li abbiamo portato anche qui, io e il passerotto qua, Amari, Madonna, li abbiamo portati anche qui, mamma. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, naturalmente come al solito vi chiedo di mettermi un like e un commento, di iscrivervi, e niente, noi ci si vede al prossimo, e grazie, ciao ciao!